Aprire subito un pronto soccorso pediatrico all'ospedale di Pesaro, in attesa che venga ripristinato il dipartimento materno-infantile spostato a Fano per l'emergenza Covid. E quanto è stato richiesto alla Regione Marche durante un sit-in di protesta organizzato davanti al pronto soccorso del San Salvatore, alla presenza di esponenti del centro-sinistra pesarese e alcune mamme. La sollecitazione è venuta dalle 600 mamme che ci seguono e ci sollecitano perché la difficoltà grossa è portare con i propri mezzi i bambini all'ospedale di Santa Croce di Fano, poi per le diagnosi devono per forza essere riaccompagnati con l'autoambulanza Pesaro, per i referti devono essere riportati a Fano e se serve degli interventi chirurgici obbligatoriamente devono essere riportati a Pesaro, quindi è una situazione insostenibile. Il reparto di materno-infantile era stato chiuso oltre un anno fa per l'emergenza Covid, ovviamente era necessario trovare posti letto appunto per i pazienti malati di Covid. Oggi da oltre un anno la pandemia sta in qualche modo diminuendo, quello che abbiamo chiesto in una prima battuta è avere garanzie rispetto alla possibilità di riaprire. È finita l'emergenza al reparto e da questo punto di vista ci sono state date. Quello però abbiamo chiesto poi in un secondo momento che siccome passeranno mesi, se non un anno, prima della ripristino del reparto, abbiamo chiesto che venisse attivato un pronto soccorso pediatrico. Pronto soccorso pediatrico la cui risposta è stata negativa. L'assessore ha detto che verrà attivato solamente una volta che verrà ripristinato il reparto. Io invece penso che questo sia importante attivarlo in tempi rapidi perché non possiamo aspettare mesi o probabilmente anche oltre un anno prima che venga riaperto l'intero reparto.